C'è una vera e propria emergenza educativa alla base dei comportamenti distorti sempre più tra i giovani nel triste fenomeno della violenza contro le donne. Le istituzioni ne sono più consapevoli e non a caso questa mattina la sala d'annunzio, l'Aurum di Pescara, Comune e Centro Antiviolenza, anche nel diffondere i dati relativi all'ultimo anno di attività, hanno voluto radunare centinaia di studenti delle scuole pescaresi con il coinvolgimento dei professori e anche del presidente del Tribunale di Pescara, Angelo Bozza. Intanto qualche numero. I casi presi in consegna da Nanche quest'anno sono circa 200, in leggero aumento, ma non per questo così preoccupante, anzi è il segno che cresce la consapevolezza a discapito della paura nel denunciare certi atti. Sì, c'è più, diciamo che c'è più informazione, circolano i numeri di telefono, la formazione degli operatori della rete, tutto aiuta. Sicuramente sì, per quello aumentano anche le prese in carico. È ovvio che aumentando le prese in carico noi abbiamo tanto lavoro in più con lo stesso, a volte anche con gli stessi orari, quindi poi quello che per noi è importante è aumentare la nostra possibilità di aiutarle per tanto tempo in più modi. Altro dato, questo sì preoccupante, è che si registrano atti più violenti e che le vittime sono sempre più giovani. La violenza non conosce titolo di studio, non conosce ceto, non conosce età, è un qualcosa che veramente coinvolge tutti. E da qui la consapevolezza quest'anno che dobbiamo aumentare anche la parte proprio educativa. Abbiamo chiamato questo percorso, che è un percorso di educazione in questo contesto, che vede con 34 eventi, perché a fianco, come diceva anche prima il Presidente del Tribunale, a fianco all'attività che viene svolta quotidianamente dalle forze di polizia, è importante anche parlare ai nostri giovani, ai nostri ragazzi. Oggi nell'esempio, 500 ragazzi delle scuole superiori che sono oggi qui all'Aurum a parlare di violenza, di come riconoscerla, come affrontarla, ma soprattutto di come relazionarsi. Intanto domani sera, nel giorno dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, consueto evento 365 giorni no alla violenza sulle donne al Teatro Circus, con momenti di riflessione e di spettacolo, con la partecipazione straordinaria di Nina Zilli e la direzione artistica affidata alla nostra Paola De Simone. Tornando all'aspetto educativo, sempre questa mattina, sempre all'Aurum, un importante incontro organizzato dall'Università del Nunzio proprio sul ruolo fondamentale dell'educazione per far fronte al disagio giovanile, alla presenza tra gli altri del Garante regionale dell'infanzia Maria Concetta Falivene e l'accoordinamento del professor Mirko Fasolo, docente di psicologia e sviluppo dell'educazione. Ecco, il mondo accademico che lei rappresenta, come può venire in soccorso dei livelli, come dire, inferiori, quelli della scuola? Favorendo la formazione degli insegnanti, cosa che tuttora avviene, però incrementando sempre più le attività di screening, collaborando sempre di più per identificare i ragazzi che hanno difficoltà, e i numeri sono grandissimi perché le difficoltà sono molto varie e i ragazzi sono molti, e quindi c'è molto da fare in maniera capillare.